Sarà sufficiente dire che sono Juan Pablo Castel, il pittore che ha ucciso Maria Eribarne. Suppongo che il processo sia rimasto nel ricordo di tutti e che non occorrano ulteriori spiegazioni sulla mia persona, ma nemmeno il diavolo sa cosa la gente deve ricordare né perché. In realtà ho sempre pensato che non esista una memoria collettiva, il che è forse una forma di difesa della specie umana. La frase si stava meglio una volta non sta a significare che un tempo accadessero meno cose cattive, bensì che per fortuna la gente se le scorda. Ma la verità è che non sempre il peggio della razza umana esce sui giornali, fino a un certo punto. I criminali sono persone pulite, inoffensive, e non faccio questa affermazione perché io stesso ho ucciso un essere umano, è una convinzione onesta e profonda. Un individuo è nocivo? Ebbene, lo si liquida ed ecco fatto. Questo è ciò che chiamo una buona azione. Provate a immaginare quanto sia peggio per la società che un tale individuo continui a distillare il proprio veleno e che invece di eliminarlo si cerchi di contrastarne l'azione ricorrendo a lettere anonime, a maldicenze e altre simili bassezze. Per quel che mi riguarda, debbo confessare che ora rimpiango di non aver utilizzato meglio il tempo in cui ero libero, liquidando 6 o 7 persone che conosco. Cari lettori, ben ritrovati. So che non vi sto presentando un libro piacevole. Sono sicura che chi di voi deciderà di leggerlo avrà sicuramente un rapporto difficile col protagonista. La lettura di un romanzo implica quasi sempre lo stabilirsi di un legame umano con i personaggi, tant'è che quando si arriva all'ultima pagina di una storia che ci ha particolarmente coinvolto, ci si trova a dover dire loro addio e spesso lo si fa con tristezza e rammarico. Difficilmente succederà con Juan Pablo Castel, eppure, quando arriverete all'epilogo di questa breve storia, può darsi che proviate un po' di empatia, magari il rammarico di non averlo potuto aiutare, di non avergli potuto tendere la mano dal vostro universo parallelo, l'universo dei lettori. Vi lascio alle sue parole. Credo di aver già detto di essermi riproposto di raccontare tutto questo in forma totalmente imparziale e adesso darò la prima prova confessando uno dei miei peggiori difetti. Ho sempre guardato la gente con antipatia e addirittura con repulsione, soprattutto la gente accalcata. Non ho mai sopportato le spiagge in estate. Alcuni uomini e alcune donne mi sono stati molto cari, per altri ho provato ammirazione, non sono invidioso. Per altri ho nutrito vera simpatia. I bambini mi hanno sempre fatto tenerezza e compassione, soprattutto quando, mediante uno sforzo mentale, cercavo di dimenticare che un giorno sarebbero diventati uomini come gli altri, ma in generale l'umanità mi è sempre apparsa detestabile. Non ho problemi ad ammettere che a volte mi bastava osservare il tratto di un volto per non riuscire più a mangiare o a dipingere per tutto il giorno. È incredibile fino a che punto la cupidigia, l'invidia, la petulanza, la volgarità, l'avidità e in generale tutto quell'insieme di attributi che formano la condizione umana si possano notare su un volto. Prima di addentrarci nel romanzo, che comunque vi racconterò a grandi linee, vi vorrei parlare del suo autore, definito uno dei massimi esponenti della letteratura latinoamericana del XX secolo, ammirato da Thomas Mann e Albert Camus. Ernesto Sabato nasce in Argentina da immigrati calabresi nel 1911. Suo padre è un mugnaio nel paesino di Rojas, nella Pampa. Penultimo figlio di una serie di 11 maschi, racconta di aver avuto un'infanzia piuttosto serena, seppur i genitori fossero molto severi. Nel 29 si iscrive all'università, alla facoltà di fisica e diventa membro attivo del Partito Comunista, ma deluso dai metodi staliniani, abbandona la politica e una volta ottenuta la laurea e un dottorato, inizia ad interessarsi alla pittura e alla letteratura, prediligendo la saggistica. Grande appassionato di Cervantes, si è sempre dichiarato insoddisfatto di ciò che scriveva, tant'è che ha bruciato molte delle sue opere prima che venissero pubblicate. Credo che si potrebbe fare qualcosa di equivalente al Don Chisciotte, una satira del romanzo poliziesco.
Immaginatevi un individuo che ha passato la vita leggendo romanzi gialli e che è arrivato alla follia di credere che il mondo funziona come un romanzo di Nicholas Blake o di Hillary Queen. Immaginate che questo poveretto si metta a cercare di risolvere delitti e agire nella vita reale come il detective di un romanzo. Credo che ne potrebbe venir fuori qualcosa di divertente, tragico, simbolico, satirico e accattivante. «E perché non lo fai?» domandò ironicamente Mimì. «Per due ragioni. Non sono Cervantes e sono un gran pigro». «Credo che sia sufficiente la prima ragione», opinò Mimì. Poi disgraziatamente si rivolse a me. «Quest'uomo», disse indicando con il lungo bocchino Hunter al suo fianco, «è contro i romanzi polizieschi perché non è in grado di scriverne nessuno, anche fosse il romanzo più noioso del mondo». Dopo il golpe militare del 76, si rende attivo nel governo di Alfonsín, entrando nella commissione che indaga sui crimini commessi dalla dittatura, commissione che produce il famoso dossier Nunca Más. Mai più. Nel 1999 ottiene la cittadinanza italiana. Morirà a 99 anni nel 2011. La sua produzione letteraria è principalmente saggistica. Pubblica oltre 20 volumi. La narrativa si limita a pochi libri, ma gli valgono prestigiosissimi riconoscimenti. Il premio Cervantes, il Jerusalem Prize e la Legione d'Onore in Francia come miglior autore straniero. Recentemente, in occasione di un anniversario, gli è stato dedicato un Google Doodle. Ernesto Sabato è stato uno degli autori più versatili nella letteratura sudamericana. Ha spaziato dalla scienza alla filosofia, ma si è anche addentrato nei meandri della mente umana e in questo libro in particolare ha cercato di capire cosa spinge un uomo a compiere un delitto in nome dell'amore. Cosa porta Juan Pablo Castel ad uccidere Maria Iribarne? Un giorno finalmente la vidi per strada. Camminava sul marciapiede opposto, risoluta come chi deve arrivare in un luogo preciso a un'ora precisa. La riconobbi all'istante, l'avrei riconosciuta in mezzo a una folla. Provai un'emozione indescrivibile. Avevo pensato tanto a lei in quei mesi e immaginato tante cose che quando la vidi non seppi che fare. Di certo innumerevoli volte avevo pensato e organizzato minuziosamente il mio comportamento nel caso l'avessi rivista. Credo di aver già detto che sono molto timido, per questo avevo pensato e ripensato a un possibile incontro e al modo di affrontarlo. La difficoltà principale in cui sempre inciampavo in quegli incontri immaginari era in che modo iniziare una conversazione. Conosco molti uomini che non hanno difficoltà a intavolare una conversazione con una donna sconosciuta. Juan Pablo Castel è un pittore di successo, un misantropo, genio solitario che detesta la stupidità umana, odia gli adulatori e i critici che elogiano le sue opere e vede nella vanità una piaga che affligge l'umanità, arrivando al paradosso di attribuirla anche allo stesso Gesù, con quello che lui chiama la vanità della modestia. Durante un'esposizione dei suoi quadri, davanti a un'opera intitolata Maternità, vede una giovane donna intenta ad osservare incantata un particolare del quadro passato inosservato agli altri visitatori della mostra. Da quel momento la vita di Castel sarà vincolata a quell'incontro casuale e darà inizio a un vortice ossessivo che lo trascinerà in un tunnel senza sbocco. L'analisi introspettiva di se stesso fornisce al lettore la descrizione dell'oscuro meccanismo che può portare un individuo a vedere l'omicidio come l'unica soluzione a un amore non corrisposto. E Ernesto Sabato ce lo racconta in un modo talmente sublime da suscitare quasi compassione nei confronti del protagonista. Fu un'attesa interminabile. Non so quanto tempo passò per gli orologi. Quel tempo anonimo e universale degli orologi, estraneo ai nostri sentimenti, ai nostri destini, alla nascita o alla fine di un amore, all'attesa di una morte. Ma fu una quantità immensa e complicata del mio tempo, pieno di cose e di ritorni, un fiume oscuro, a volte tumultuoso e a volte stranamente calmo e quasi mare immobile e perpetuo,
dove Maria e io stavamo l'uno di fronte all'altra a contemplarci estatici. E altre volte era di nuovo fiume e ci trascinava come in un sogno ai tempi dell'infanzia e la vedevo correre sfrenata sul suo cavallo, con i capelli al vento e gli occhi allucinati. E mi vedevo nel mio paese del sud, malato, nella mia stanza, con il viso appiccicato al vetro della finestra a guardare la neve con gli stessi occhi allucinati. Ed era come se entrambi fossimo vissuti in corridoi o in tunnel paralleli, senza sapere di stare uno accanto all'altra, come anime somiglianti in tempi somiglianti, per ritrovarci alla fine di quei corridoi davanti a una scena dipinta da me, come una chiave destinata a lei sola, come l'annuncio segreto che io ero lì e che i corridoi si erano finalmente uniti e che l'ora dell'incontro era arrivata. Juan Pablo Castel è un antieroe, un personaggio scomodo che non ci auguriamo di incontrare. Serba un odio viscerale per la società che lo circonda, si reputa indegno di essere amato, ma considera che esistano pochissime persone meritevoli della sua stima e del suo amore. Il giorno in cui Maria Iribarne incrocia la sua strada, uno tsunami di emozioni contrastanti lo invade. Maria è una donna enigmatica, dolce e arrendevole, ma sfuggente. Non reagisce all'aggressività di Castel, ma a tratti sembra giocare con i suoi sentimenti. Si assenta per giorni per poi ricomparire, lo disorienta con manifestazioni d'affetto seguite da freddi silenzi e lui, attraverso le sue congetture, dubbi e supposizioni, precipita inesorabilmente in un baratro di confusione, passione e solitudine che lo porterà a compiere un gesto estremo. Il tunnel è uno dei romanzi più potenti e sconcertanti che ho letto. Contiene la migliore descrizione di un amore insano e paranoico ed è supportato da una superba abilità narrativa. Vivere consiste nel costruire ricordi futuri. Con questa frase vi salutiamo e vi rimandiamo alla prossima puntata.